Sesta edizione del convegno per le endocrinopatie, siamo con il dottore Leo Russo, che è endocrinologo e uno degli organizzatori di questo evento. Dottore Russo, quali sono i temi trattati? Dove è arrivata la medicina? A che punto? Quali sono le novità? Allora, gli argomenti trattati quest'anno sono stati davvero tanti. Abbiamo dato ampio spazio a quello che riguarda la patologia diabetica, sia nell'ambito del diabete di tipo 2, dove abbiamo approfondito le tematiche relative alle terapie che oggi noi abbiamo in possesso e che ci permettono di mettere in salvaguardia i nostri pazienti dalle malattie cardiovascolari e non solo. E poi abbiamo parlato di innovatività sempre nell'ambito della patologia diabetica, questo grazie al professore Corrao che ci ha brillantemente reso edotti su quelle che sono oggi le prossime opportunità che ci saranno per i nostri pazienti diabetici. E poi abbiamo parlato di tecnologia nel diabete, che oggi è estremamente importante nella gestione, specialmente dei pazienti in trattamento insulinico. Altro momento importante è stato il momento relativo al trattamento dell'obesità, al fenomeno obesità, che ci ha visto discutere su quelle che possono essere le prospettive sia in campo dietologico, sia in campo di terapia farmacologica, che soprattutto anche in campo di terapia combinata chirurgica farmacologica. La seconda giornata invece sarà dedicata alle malattie della tiroide, alle malattie del metabolismo calciofosforo, e poi faremo anche una sessione relativa a quelle che sono le malattie andrologiche che da un lato sono strettamente correlate al fenomeno metabolico, ma dall'altro lato hanno anche una condizione che specificatamente va individuata e trattata nell'ambito di quelle che possono essere le condizioni di infertilità e le condizioni anche di deficit erettile, di problematiche sessuali nell'uomo. È un convegno che abbraccia appunto molti temi, è interdisciplinare. Qual è il ruolo appunto del suo settore all'interno di questo convegno? Insomma, credo che sia importante quello che sta facendo Leo Russo, è creare un polo ad Agrigento, prima di tutto culturale e contemporaneamente di tipo scientifico. Questa è un'esigenza, quello di diffondere cultura scientifica e clinica, pragmatica, nel nostro ambito, in cui Agrigento non poteva essere assente, e credo che stia facendo un'operazione straordinaria da questo punto di vista, e lo supporteremo, come io e tante altre figure al di fuori di Agrigento, anche se io sono un po' legato ad Agrigento per le mie origini, lo supporteremo in tutto quello che è necessario proprio per la sua grande abilità. Le tematiche che riguardano, insomma, quello di cui mi occupo, e quindi anche la diabetologia e diabete obesità in relazione anche al danno d'organo, li tratteremo tutti, perché fondamentalmente l'amico Leo mi ha voluto dare proprio questa lettura su ciò che più di nuovo utilizzeremo, perché addirittura saranno i prossimi mesi che ci daranno la possibilità di utilizzare e implementare nuove terapie. Certamente farò, come dire, avremo come disponibilità l'insulina settimanale, che è un grande intervento tecnologico, perché farà passare da 365 giorni di punture di insulina basale a semplicemente 52 settimane, e che naturalmente prevede anche un'educazione del medico che si troverà di fronte a dare più unità di insulina, ma questo non comporterà un maggiore rischio per il paziente. Ma abbiamo già molecole in uso che hanno dimostrato nuova linfa vitale come la semaglutide, che comincia a dare risultati a determinati dosaggi, e questo dobbiamo impararlo tutti, non solo in termini di riduzione di peso, ma anche di riduzione delle complicanze cardiovascolari e delle complicanze renali. E poi abbiamo nuove sostanze che non sono più di origine steroidea, come un diuretico, il finerenone, che proprio nei pazienti diabetici dà grandissimi risultati, o la molecola tirzepatide, già ne abbiamo sentito parlare perché in America sta spopolando, che non solo dà risultati nei pazienti obesi con grandi dimagrimenti, che potremmo dire e definire come terapia medica bariatrica, cioè esattamente sovrapponibile a quella alla chirurgia bariatrica, ma che dà nel paziente diabetico grandi possibilità di andare in remissione di malattia o addirittura in reversione di malattia, cioè andare su livelli euglicemici come una persona normale. Quindi le opportunità terapeutiche di cui questo convegno si fa portavoce anche tramite la mia persona
essendo un direttore di unità operativa di medicina interna, avendo un'attività ambulatoriale complessa che copre varie branche specialistiche, con team altamente specializzati all'interno, certamente è un'opera a cui dobbiamo dire grazie a Leo Russo per quello che sta facendo, per questa Agrigento a cui teniamo tutti. Dottore, il vostro ruolo all'interno di questo convegno, la diffusione di queste malattie, appunto le endocrinopatie, che diffusione c'è e se comunque, nonostante se ci dovesse essere degli aumenti, ci sono comunque, come ci anticipava anche il dottore Corrao, ci sono anche delle nuove terapie. Io da epatologo ringrazio e do merito al dottore Russo per aver dato uno spazio importante, un rilievo importante ai rapporti che ci sono fra malattie cardiometaboliche e malattie del fegato. L'epidemia di diabete e obesità sta creando un enorme incremento e aumento dell'incidenza delle malattie del fegato, cui appunto sono strettamente correlate. Le malattie del fegato sono causa di mortalità e morbilità molto alta in Italia, quindi un grosso impegno dal punto di vista dei sociali e anche dei costi sanitari che aumenteranno enormemente nei prossimi anni. Oggi abbiamo la possibilità di capire quei pazienti in maniera molto semplice con indicatori di rischio, quali sono quei pazienti che vanno incontro più probabilmente a malattie del fegato piuttosto che a malattie cardiovascolari. Abbiamo la possibilità di trattare i pazienti con malattia del fegato che hanno anche l'obesità e il diabete con farmaci che possono essere utili sia alla patologia cardiometabolica che a quella epatica. Mi riferisco agli agonisti delle GLP-1, alle glifosine e ad altri farmaci, e soprattutto oggi, proprio è notizia di qualche settimana fa, è finalmente stato approvato un farmaco innovativo che ha come target proprio il fegato, il resmetirom, un farmaco che agisce sull'asse tiroide-fegato ed è da riservare a quei pazienti che hanno una malattia epatica avanzata. Ha dato già ottimi risultati, ma non dimenticando che due messaggi importanti. Il primo messaggio è che la modifica degli stili di vita, quindi l'attività fisica, un'alimentazione controllata, sono comunque alla base di qualsiasi terapia per questi pazienti. E il secondo messaggio molto importante, che grazie al dottore Russo oggi possiamo cogliere, è la ricerca di una interdisciplinarità per una malattia che è una malattia multisistemica, che solamente con un rapporto molto stretto fra medico di medicina generale, endocrinologo, cardiologo, diabetologo ed epatologo può essere affrontata in maniera sistemica e in maniera utile per il paziente.